Benvenuti a tutti ragazzi, ho già messo in download il primo video della prima partita d'andata col Borussia Mönchengladbach, che era la fase gironi. Abbiamo passato il turno, quello che dà veramente all'occhio è l'esclusione incredibile del Manchester City, che era il detentore della spassata nona edizione dell'Europeo per Club. Il sorteggio l'ho lasciato come l'ha messo la CPU. Voglio essere onesto, perché non ci sono stati scontri tra due squadre che erano già nello stesso girone di qualificazione alla fase finale, diciamo all'eliminazione diretta. Non sono stato a guardare due prime, due seconde, perché lasciamolo un po' libero questo sorteggio anche per quest'anno, quindi per questa edizione. Vi faccio vedere come ha sorteggiato diciamo la CPU. Allora, la fase eliminazione diretta, quindi le 8 partite delle 16 squadre prime e seconde che hanno passato il turno, è la seguente. Ci sono delle belle partite, quindi andiamo a leggere insieme. Roma Trabzonspor, il Borussia Dortmund farà il derby con il Lipsia, Chelsea Olympique di Marsiglia, Galatasaray Barcellona, Liverpool Benfica, Lione Juventus, il derby italiano Inter Atalanta e Monaco Bayern di Monaco. Monaco Bayern di Monaco. Andiamo un attimino ad analizzarli insieme. Direi che per la Roma poteva andare meglio, si poteva trovare magari un Barcellona che in questa fase, diciamo che in fase di ristrutturazione nella realtà, poteva essere un avversario che si poteva anche passare il turno, o una normalissima Atalanta, anche se l'Atalanta gioca molto bene. Però io avrei preferito incontrare tra tutte avrei preferito incontrare Lione o Olympique di Marsiglia. Partita sicuramente l'andata la giocherà in casa la Roma. Non è facile, non è facile, perché le squadre turche anche quest'anno, l'anno scorso ne hanno portate 3 alla fase finale se non sbaglio, quest'anno ne portano 2, Trabzonspor e Galatasaray. Borussia Dortmund e Lipsia, è un derby tedesco e direi che è una partita per il Borussia Dortmund assolutamente nel doppio confronto da non sottovalutare, perché il cosiddetto, come lo scrive la CPU, Leipzig sarebbe Lipsia RB. Non è facile da affrontare, una squadra molto che gioca a una velocità veramente grossolana. Poi abbiamo una sorta di Inghilterra-Francia, Chelsea Olympique di Marsiglia. Questa è una partita forse secondo me una delle più equilibrate. Giocano tutte e due un buon calcio, la vedo un pochettino più favorito il Chelsea, però attenzione a questo M perché è pericoloso. Galatasaray-Barcellona, io la vedo dura qua per il Barcellona, perché Galatasaray è una squadra forte, è la squadra più forte che c'è in Turchia, quindi massima attenzione per il Barça. Liverpool-Benfica, non pensate che sia una partita facile per i Reds, perché col Benfica un calcio portoghese che porta una squadra sola alla fase finale di questa decima edizione dell'Europeo per club non è assolutamente facile. Compito un pochettino più facile per la Juventus, anche perché qui quando hanno fatto la pace, ripeto, non hanno potuto togliere i gol doppi, quindi attenzione, perché secondo me la Juventus potrebbe passare il turno, e attenzione alle sorprese nella partita Liverpool-Benfica, perché potrebbero succedere. Il derby Inter-Atalanta, un derby a tutti gli effetti non cittadino, ma derby italiano e derby lombardo. È sentito forse più dalla parte bergamasca che dalla parte interista. L'Inter giocherà in casa l'andata, ma attenzione a questa Atalanta. Capocannoniere di questo torneo è Zapata, quindi vi ho detto tutto. Partita che sulla carta forse ce l'ha più di tutte facile il Bayern di Monaco, perché contro il Monaco, squadra francese dove ha militato anche Glick, direi che è una partita che ha vista così, anche perché gioca la prima fuori casa, Bayern Monaco sicuramente avvantaggiato. Assolutamente non è da sottovalutare nulla. Quindi ragazzi,
Partiamo a farò due video, quindi andremo subito alla partita d'andata e poi faremo subito la partita di ritorno. Questo perché? Perché non voglio andare a fare, tanto è inutile fare due video da 20 minuti andata e ritorno, ne fai uno da 40 e non cambia le sorti di nessuna registrazione, non cambia nulla. Allora, andiamo subito all'avanzamento. E si parte con l'andata della fase eliminazione diretta della decima edizione dell'Europeo per Club. Allora, il Transports gioca così. Gioca un po' come giocano le squadre inglesi, e assolutamente una squadra da non sottovalutare. Quindi adesso andremo a mettere i nostri giocatori tutti al loro posto, guardiamo chi può giocare, chi è più in forma. Abbiamo un mucchio di giocatori che non sono in forma, tantissimi, quindi El Shaarawy che ha fatto bene, è stato un po' l'artefice che ha dato il via alla promozione della Roma alla fase dopo i gironi, quindi attenzione. Abbiamo Matic in piena forma, molto bene questo Bove, ragazzo interessantissimo, e andiamo a dargli centrocampista centrale. Poi vediamo qui Shaarawy, 77 può andare, Abraham, io metterei dall'inizio il Gallo, ecco, farei così. Poi Trippi è un buon mediano, ma chiaramente non si può fare a meno di Matic. Purtroppo tanti della Roma non lo apprezzeranno, ma devo mettere Ibanez qui al posto. Potrebbe giocare anche Bianda che si è comportato bene, ma Ibanez con Karsdorp e Spinazzola. Ibanez è un po' pasticcione, lo sappiamo, e basti vedere gli errori che ha commesso nella Roma in questa stagione, lì dietro, davvero da mettersi le mani nei capelli. Ragazzi, si parte, andiamo a dare il nostro classico ancoraggio, Zaniolo direte, perché non metti Zaniolo trequartista? Perché Zaniolo io preferisco metterlo in un secondo momento, se ce ne sarà bisogno. Quindi, detto questo, ragazzi, facciamo le maglie. Ecco qua, direi che vanno bene. Stadio Olimpico sarà come sempre importante non subire gol, visto che qui con la pace, ripeto, non hanno potuto togliere i gol doppi. È una brutta cosa questa. Vabbè, però si fa quello che si può. Andiamo in campo e giochiamoci, andata e ritorno in un unico video. Speriamo che vada bene e poi se va male, ragazzi, pazienza, cosa dobbiamo fare? È così. Stadio sicuramente sarà pieno. Roma che poi se passerà il turno affronterà la vincente di Borussia Dortmund Lipsia. Mamma mia. Eccoci, serata freschina, primaverile ma fresca. Stadio Olimpico, decima edizione di questo Europeo per Club. Siamo riusciti a fare un girone di ritorno nelle tre partite straordinarie. E si va in campo. Smalling mi sembra abbastanza concentrato e poi questa squadra qua, tremenda, veramente tremenda. E si va in campo, ragazzi. Calcio d'inizio, giochiamo con testa e si parte con il Gallo Bellotti. Calcio d'inizio, inizia Roma Trasports. Bove, Smalling, l'appoggia a Spinazzola che si fa subito vedere in avanti con Cristante. Appoggio centrale a Bove, subito di prima Gallo Bellotti, manda il Shaarawy da questa parte, bravissimo l'appoggio, arriva Karsdorp, la alza per il Shaarawy, il Gallo non ci arriva ad agganciarla, allora Virka, Bruno Perez, vecchia conoscenza, ex anche della Roma, pallone a Visca, se è lui, credo di sì, eccolo qua, Bruno Perez, dovrebbe essere lui, non lo so, Denneville, Ugo. Bardi, lancio lungo, c'è Smalling che mette lì il pallone, Caso non ci arriva, Yazici, Amsic, attenzione l'ex Napoli, Visca, pallone ad Azic, non riusciamo a togliere a Bruno Perez, attenzione che è un gran tiro da fuori area, pallone ad Amsic, niente da fare, allora Cristante non ci arriva, Bruno Perez all'indietro, tutta chiusa la Roma, cerchiamo di togliergliela. Visca mette in mezzo questo pallone, Karsdorp la tiene lì e la Roma adesso si allunga con Ibanez, palla a Lollo Pellegrini, finta
filtrante che non passa e allora si ricomincia. Attenzione, deve scalare Smalling, non facciamo falli. Matic, bravissimo Matic. Adesso può avanzare la Roma in profondità, c'è spazio per il Gallo Bellotti, la palla girata a Cristante, ancora Gallo Bellotti, parte il tiro e la parata di Kakir. E si rilancia il Transports con Bruno Perez. Yazici, Cristante lo attende, Yazici, bravissimo Ibanez, grande intervento su Bozok, pallone a Bove, la gira in direzione di Lollo Pellegrini, il tocco per favorire il possesso palla di Pellegrini all'indietro, Spinazzola, sembra concentrata la Roma, palla all'indietro ancora Matic. L'appoggio è per Lollo Pellegrini che può avanzare, pallone verso Karsdorp che la controlla d'esterno, attende qualcuno che arrivi, non arriva nessuno, allora Karsdorp si fa vedere adesso Lollo Pellegrini, ma Karsdorp gli dà un pallone davvero impossibile da raggiungere. Vitor Hugo, Amsic, Trezeguet, che non è il Trezeguet che giocava nella Juve, eh. Bardi, grande intervento di Lollo, bravo. Si riparte con Bardi, Yazici, Yazici fermato ottimamente da Lollo Pellegrini e manda in avanti a Bove, Bove carica questa sassata al palo, che palo questo giovane, mamma mia che tiro, mamma mia che palo. Adesso Karsdorp, pallone a Lollo Pellegrini che si gira, la va alzare, deviata. Pallone a Bargi, poi Siopis, Esharawi stava per impossessarsi del pallone, Vitor Hugo, bravissimo a allargare per Bruno Perez. Yazici, può avanzare Yazici, pallone a Visca, tiene lì il pallone Visca, palla all'indietro, Yazici, bravo Matic, ma c'è il calcio di punizione, come dico sempre io, gli anticipi su PES, voi ditemi che fallo è questo qua, che fallo è questo, spalla contro spalla, ma che fallo è? Non è neanche nell'hockey è fallo quello lì. Visca, attenzione, va a mettere in mezzo questo pallone, respinto da Pellegrini a Siopis, mette in mezzo questo pallone Ibanez, il controllo di Bove, mamma mia, grande Matic, subito la palla lunga per Gallo Bellotti e Sharawi, mamma mia, niente da fare, Bruno Perez e allora Visca. Visca può avanzare, attaccato da Cristante, va all'indietro Bruno Perez e poi Visca ancora. Viene messo lì il pallone, bravo Smalling. Matic, grande intervento di testa, Lollo Pellegrini, Roma che adesso si può distendere, si sgancia Lollo, si sgancia Lollo, Lollo, pallone al Gallo Bellotti che la tiene lì, il Gallo, 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 punta ancora verso Cristante. E poi libera bene il Trasbo, ma pasticcia. E allora subito Roma, Spinazzola, Matic, che partita sta giocando Matic. Karsdorp, Karsdorp, il faraone, Esharawi la tiene lì, anticipato. Sopis. Ancora Bardi. Trezeguet. Pallone in mezzo, attenzione, Yazici, palla in mezzo, chiuso da Smalling, calcio di punizione. E attenzione che battono subito. Qui sono già dolori. Sono già dolori. Barchi, attenzione a Barchi. Parte il tiro, ribattuto dalla barriera. Yazici mette lì il pallone. Poi arriva Lollo. La palla rimane lì. Mamma mia. Grande parata del nostro portiere. Adesso la Roma però deve riandare. Stendersi bene, Sharawi. Buona palla per Lollo Pellegrini, Lollo Pellegrini, palla in mezzo, niente, c'è il pressing della Roma, poi Karsdorp, bravissimo a respingerla di testa, riabbassiamo i reparti, massima attenzione, Yazici, 43esimo, palla, il palo clamoroso di Bove, mamma mia, Trezeguet,
Ah, viene messo giù, regola del vantaggio. Allora Sopi, niente, riesce ad andare via. Sopis, pallone in mezzo, deve uscire Smalling, parte il tiro. Ui, Patricio, mamma mia, per un pelo. Attenzione perché sono pericolosissimi. Andiamo a vederci subito il secondo tempo. Ok, andiamo così. E si riparte con il calcio d'inizio della squadra turca, Amsic, Denswil. Attenzione a Denswil che si propone a centrocampo. Denswil, palla ardente per Bozok, 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 parte il tiro, sporcato. Lui Patricio. Subito pallone in avanti per questo buon giocatore che è Matic. Adesso si affonda, affonda il colpo Matic. Serve Bove. Di prima dopo rimbalzo al Gallo Bellotti, Bellotti va via, carica il tiro e la parata di Kakbu. Kakir. Siopis. Trezeguet. Su di lui Pellegrini a chiudere. Lo attacca Lollo, lo costringe ad andare indietro. Vitor Hugo. Barchi, Barghi, si dovrebbe dire così, attenzione. Chiude Matic, mette in mezzo questo pallone, grande Smalling, Cristante, Spinazzola. Molling allarga bene. Carzo prova a proporsi. Carzo, pallone di Lollo Pellegrini. Anche Lollo si propone. Bravissimo, grande Bove, questo giovane interessante della Roma. Cristante, Cristante, pallone a Gallo Bellotti. Vediamo se ci sarà lo scarico. Preferiamo passarla a Cristante. Di lunga verso Spinazzola. Parte questo cross, il tiro sfiaccato da parte di Gallo Bellotti e la palla per Sopis che avanza subito attaccati dai Sharawi. Escono alla grande anche perché sono molto larghi. Siopis mette in mezzo, Ibanez la mette giù. Karsdorp, ho imparato forse a dirlo un po'. Palla verso Lollo Pellegrini. Lollo, vediamo che ragiona Lollo, bravissimo. Bove tiene lì il pallone, manda in avanti Spinazzola, l'1-2 con Cristante, la palla in mezzo per il Gallo Bellotti. Attenzione, chiudiamo, vedete tutte le linee di passaggio, andiamo subito a pressare, ma riescono a uscire alla grande. Attenzione qua, palla dall'altra parte, Lollo Pellegrini la insegue, ancora Lollo Pellegrini, ma grande scambio qui. Allora Castop, niente, non riesce a fermare e ora ci riesce, ma la palla finisce in rimessa laterale. Primo cambio, entra Gomez, esce Bozok. Attenzione perché Gomez, madonna quanto è grosso. Siopis, Barchi, Barchi. Attenzione, la Roma qui rischia, attenzione a chiudere Smalling, fa muro, mamma mia, tiro subito di questo giocatore qui ed in disco. La palla carambola, il calcio d'angolo per il Trasbols, Bacchi, attenzione che andrà a mettere in mezzo, la palla per Matic che la respinge, e Sharawi. Attenzione, il tiro fuori, mamma mia, occhio ragazzi, massima attenzione, vai Rui Patricio. 66esimo, 0-0, una partita gradevole, Ibanez, Matic, Bove, bravissimo questo giovane, lo dirò sempre. Palla verso Gallo Bellotti che adesso c'è spazio, attenzione, il Gallo parte il tiro, la parata, e Kakir. Blocca senza tante difficoltà, riparte il Trasbords, attenzione a Trezeguet, acceleriamo per poi Cristante, portiamo via bene palla con qualche ragionevole difficoltà ma anche con un po' di fortuna, la palla per Bellotti verso Sharawi. Bravo il difensore del Trasbord ad anticipare tutto, poi Ibanez mette lì il pallone, Trezeguet, la palla ancora per Ibanez che attacca con grande veemenza e c'è calcio di punizione, bravo Ibanez. Non è un gran difensore ma io lo definisco che secondo me nella Roma dovrebbe giocare in un'altra posizione, nella Roma attuale del campionato realistico. Visca, Vitor Hugo.
pallone in mezzo, ancora stoppato Bove, palla in mezzo da questa parte, Spinazzola adesso che controlla, e allora ci allunghiamo con ancora Bove, gira la palla verso Lollo Pellegrini, Bellotti manda subito a Sharawi, la palla rimane lì, ma nessuno che interviene come dovrebbe intervenire, e allora recuperiamo a centrocampo. Grande partita della Roma comunque. Matic, palla Ibanez, car stop, subito di prima verso Lollo Pellegrini, non ci arriva per metterla in mezzo. E allora Kakir rilancia lungo, c'è Ibanez che contrasta la palla, rimane lì Smalling, mamma mia quanto è utile questo difensore qua dietro. Spinazzola, sbaglia tutto Smalling. Matic, la Roma dovrebbe fare almeno un gol. Kasnov, avanza Kasnov, scivolata bellissima, ancora la palla verso Esharawi, la mette lì, la scarica ma sbaglia tutto e recupera il Transworld. Squadra noiosissima da affrontare perché chiudono molto bene. Gallo Bellotti che adesso va a pressare. Bruno Perez per lui. Se è lui, ma credo di sì. Lancio in avanti intanto Smalling, la tiene lì a pallonetto, poi esce dalla difesa, attenzione, Trasbor, visca, mette in mezzo questo pallone, colpo di testa, alto, mamma mia, sono abbastanza pericolosi quando attaccano, bisogna stare attenti, calcio d'angolo, occhio qua, deve andare Sharawi a chiudere. E ci mettiamo anche nella linea di pallone, parte questo calcio d'angolo, lo rimette in avanti. Niente da fare, oh, non gliela porti via. La palla Gomez, parata di lui Patrizio. Sono pericolosi, io l'avevo detto di stare molto attenti a sta squadra qua, ma l'importante è non subire gol in casa. Allora Vardy mette in mezzo questo pallone Cristante, grande stop di Sharawi, e c'è Bove fermo davanti, attenzione che la Roma qui potrebbe essere pericolosa. Bove, la palla verso Sharawi, pallone toccato, niente da fare, sono possenti fisicamente, riescono a uscire alla grande. 2 minuti di recupero, attenzione perché qui sono pericolosi quando avanzano. Pallone a Trezeguet, attaccato e messo giù. Ogni fallo è contro, ogni cosa è contro. Io non capisco. Non capisco. Sì, questo è fallo, però cazzo, dammene anche uno a me. Ce n'era uno a centrocampo qualche minuto fa del primo tempo. Non me l'hai dato, Visca, attenzione, deve uscire Lollo qua, eh. Lollo, bravissimo stavolta, allora andiamo avanti e chiaramente contropiede, fischia la fine quel bastardo pezzo di merda. Sono bastardi, non c'è niente da fare, io li odio. Ok. Allora ragazzi, andiamo a vederci i risultati di questa gara di andata. La Roma pareggia, vince il Borussia Dortmund, ve l'avevo detto, guardate l'Olympique di Marsiglia, 4-2 al Chelsea, Barcellona che vince in Turchia, vince il Liverpool col Benfica, buon risultato della Juve contro Lione e l'Inter che, secondo me, acquisisce già il passaggio del turno, e il Bayern Monaco che vince in casa del Monaco. Allora ragazzi, io adesso, diciamo così, vi do il saluto, facciamo magari una pausa, preferisco fare due video e ci vediamo dopo con la gara di ritorno. A dopo.